Ok, oggi vediamo la nuova action cam della Caddx. No, non tanto in realtà perché è uscita 4 mesi fa, però per me sicuramente è nuova e ho deciso di recensirla perché attualmente sul mercato si sente molto la mancanza delle session che si trovano, sì, però spesso a prezzi spropositati. Allora, vi faccio vedere innanzitutto cosa c'è all'interno. La confezione è molto carina ed è molto pratica perché vi permette di portarvi tutti gli accessori dietro. Vediamo innanzitutto l'action cam che arriva direttamente con questo mount già inserita e anche un bullone con un dado. Io ho montato in realtà il filtro ND8 già sulla action cam perché ho già rotto l'altro vetro, però in confezione vi arriva un ND8 che appunto io ho messo sull'action cam, l'ND16, poi vi faccio vedere come si montano, e poi c'è questo adattatore che va messo dietro alla action in questa maniera qui, è magnetico, e insieme ci va messo questo back che si infila qua, c'è una Type-C, ok, e poi questo si va a collegare ad un cavetto che tra l'altro, se non sbaglio, è in confezione, eccolo qua, e questo si collega poi al flight controller e anche un cavo segnale. Il fatto che abbia un cavo segnale significa, vedete, il cavo giallo. Quindi rosso e nero per l'alimentazione, il cavo giallo invece è un cavo segnale che serve per dare gli input alla cam e quindi fare iniziare la registrazione, stopparla, eccetera. Ovviamente questo non vi consiglio di utilizzarlo su droni da 5 pollici per freestyle, perché ovviamente nel bando o trovate una soluzione per proteggerlo come si deve, oppure non durerà molto questo meccanismo. Vi faccio vedere allora come si utilizza. Le funzioni sono molto semplici, non abbiamo degli schermi, abbiamo solo due pulsanti. Un pulsante serve per accenderla, l'altro invece per switchare nelle modalità e accendere il wifi. Allora, un clic sul pulsante di accensione la farà accendere. Lampeggia, no, fisso blu. Ok, il suono come avete sentito è molto acuto e molto forte. Questa cosa sinceramente è stata dà abbastanza fastidio secondo me, però basta mettere magari un pezzo di scotch, qualcun adesivo qui dietro e si attenua il rumore. Dopodiché, se volete iniziare la registrazione, basta cliccare nuovamente sul pulsante di accensione, quindi da accesa il pulsante di accensione. Farà partire la registrazione, triplo beep e lampeggerà in blu e premendo di nuovo beep lungo e poi triplo beep per stoppare la registrazione. Il tasto modalità invece se lo teniamo premuto accende il wifi e adesso. Ok, beep lungo ci fa capire che abbiamo acceso il wifi. Ok, quindi adesso la connetto al wifi, vi faccio vedere l'applicazione. Ok, qui è già comparsa. Ok, vi faccio vedere quali sono le funzioni principali. Ovviamente da qui potete far iniziare la registrazione, cambiare tra le modalità, video normale, video loop, time lapse, slow motion, quick stories. Underwater che semplicemente rende più caldo il video in maniera tale da bilanciare il colore freddo dell'acqua. Video e foto, potete fare sia video che foto insieme. Poi, foto, stessa storia, avete tutte queste opzioni tra cui anche la foto RAW. Andiamo a vedere magari le impostazioni, sicuramente è più interessante. Allora, qui c'è una cosa da dire.
Vedete che ci sono diverse risoluzioni, alcune sono senza il 4 terzi e altre invece hanno tra parentesi 4 terzi. Ora, 4 terzi significa semplicemente che, oltre ad avere appunto un formato 4 terzi, però avrete maggiore campo visivo, ok? Quindi avrete un maggiore campo visivo verticale. E quindi poi andando a schiacciare il video in 16 noni si ottiene un qualcosa di simile al super view della GoPro. È comunque leggermente più stretto del fove della GoPro, però nulla di eccessivo. E secondo me, se non li avessi visti uno di fianco all'altro, non me ne sarei nemmeno accorto. Quindi poi vi mostrerò un video di un volo e vi farete un'idea. Allora, tutte le risoluzioni sono queste, quindi 1080p 30, 60, 120, 1440, 30, 60, 2.7K 30, 60, 2.7K 30, 60 in 4 terzi. E il 4K, vedete, c'è il 4 terzi solo per i 4K 30 fps, per i 60 invece non c'è il 4 terzi. Segment invece vi permette di far iniziare una nuova registrazione ogni 1, 3, 5, 10 minuti. Audio potete spegnerlo o accenderlo. Video encode c'è solo l'H264. Poi c'è LDC che io consiglio di tenere su off per freestyle perché questa è la correzione della distorsione della lente e vi riduce di conseguenza il campo visivo, che già per i miei gusti è abbastanza stretto. Poi qui potete o attivare la stabilizzazione oppure prendere i dati dal giroscopio e quindi poi utilizzarla per, ad esempio con Giroflow. Meter mode serve per la gestione della luminosità automatica. Questa è l'esposizione che potete regolare qua su shutter e ISO. Bene che ci sono le impostazioni, male perché poi vi faccio vedere che quando andiamo a impostare ad esempio un 120esimo e mettiamo l'ISO in automatico, vedete che non si vede niente. Però se io l'ISO lo vado a mettere manualmente a 3200, magicamente si vede. Questo perché non, quando imposto lo shutter, quindi quando non è su auto, semplicemente l'ISO non è automatico, quindi resta sull'ultimo valore che abbiamo impostato. Vedete, adesso si vede perché l'ultimo che ho messo è 3200, però per esempio se io mi metto 100, ovviamente non si vede niente perché è troppo basso. Se io mi metto di nuovo automatico, ok, adesso è su auto, non si vede niente. Questo significa che non aumenta in automatico l'ISO e quindi è inutilizzabile quando andiamo ad esempio a utilizzare un filtro ND con lo shutter manuale. È praticamente inutilizzabile a meno che la luminosità della vostra scena non sia perfettamente costante in maniera tale che voi regolate il valore corretto di ISO, però insomma, basta che se lo mettete su un drone, appena entra in una zona più luminosa, più scura, o vedete tutto bruciato, non vedete niente. E quindi questo è un problema. La soluzione sarebbe un aggiornamento, quindi speriamo che arrivi un aggiornamento. Non so se è un problema in realtà dell'applicazione oppure direttamente dell'action cam. Fatto sta che c'è questo problema e la rende inutilizzabile con lo shutter chiaramente settato. Se lo mettiamo su automatico invece il problema non c'è, sia l'ISO che lo shutter si regoleranno in automatico. Poi vabbè, c'è la VB e Scene Mode che non sono molto interessanti in realtà. Qua potete regolare la nitidezza, il contrasto che se volete un colore più flat metterei a 1, qualità dell'immagine e filtri, stesso discorso di AVB e
Scene mode. In alto qui abbiamo device settings, quindi ci entriamo un attimo. Abbiamo l'auto power off, quindi io ho messo 1 minuto, così se per 1 minuto non la stiamo utilizzando si spegne da sola e risparmia un po' di batteria, perché la batteria di questa action cam non è proprio il massimo, anche se la utilizziamo a 2,7K. Forse magari in full HD dura di più, però, cioè sicuramente durerà di più, però in 2,7K non è che duri così tanto. Anti-banding 50 Hz, perché in Italia va bene 50 Hz, poi siete in America dovete usare 60. Wide Dynamic Range. Qui funziona un po' al contrario, perché il Wide Dynamic Range serve per ridurre, diciamo, le alte luci ed aumentare il dettaglio nelle ombre, in maniera tale da avere, diciamo, un colore più flat, un po' come il profilo colore flat della GoPro. Quindi Wide Dynamic Range, se lo metto su on, dovrebbe farmi vedere una scena più flat, e invece, come vedete, aumenta il contrasto della mia scena. Se metto su off, vedete, la scena risulta più, le ombre le vedete meglio, le alte luci sono più basse, quindi paradossalmente l'impostazione corretta, se volete un colore più flat, anche se in realtà non è così flat il colore di questa action cam, però io vi consiglio di metterlo su off. Poi voice volume lo potete regolare voi, ma l'audio vi anticipo già che non è proprio il massimo. Non è di qualità scadente, però ad esempio non ha una regolazione automatica come quella della GoPro. Cioè, per esempio, quando il drone atterra, la sensibilità del microfono della GoPro si alza, perché ovviamente il rumore dei motori era molto forte. Invece la Caddx non tende a fare questa cosa. Poi abbiamo, beh, formatta, factory reset e informazioni. Questo non ci interessa. Qui possiamo anche andare a vedere le registrazioni che abbiamo fatto. Quindi video, foto. In alto abbiamo il simbolo del wifi e della carica, oltre ai giga della SD e la risoluzione a cui stiamo registrando attualmente. Questa action cam è costruita interamente in plastica, anche se sembra alluminio. In realtà l'alluminio si trova solo sul retro, e questa parte, tra l'altro, ovviamente essendo alluminio, scalda molto, ma aiuta anche molto a dissipare il calore. La plastica è simile a quella della Session, e quindi dà l'idea di essere molto robusta e quindi adatta anche a freestyle nei bando. Vi faccio vedere anche come si montano i filtri ND. Hanno una sottilissima filettatura che permette di avvitarli in senso orario, in questo modo, e svitarli in senso antiorario. Di lato questa gamma ha uno sportellino in gomma che si apre così molto facilmente. Abbiamo la Type-C e lo slot per le SD, per le micro SD. Ok, vi ho accennato qualcosa della qualità dell'audio, bene ma non benissimo. La qualità del video invece, secondo me, è un'altra storia. Secondo me la qualità del video è molto molto alta, superiore a quella della Session 5. Peccato che non ci sia il colore flat, però magari impostando il contrasto a 1 nelle impostazioni la cosa migliora un po'. La prima clip che avete visto era in 4K, quest'altra invece in 2,7K. Come vedete, anche la qualità del 2,7K è molto molto alta, anzi io la preferirei al 4K perché tira fuori file più leggeri. Tra l'altro è leggermente più leggera della Session 5 e soprattutto ha una qualità superiore. Peccato che non ci sia il colore flat. Vi faccio vedere quindi la qualità del video. Registrazione 2,7K, 30 fps, 4 terzi. Questo ovviamente è un video, diciamo, stretchato in 16 noni, però appunto, come vi ho detto, il 4 terzi serve per avere il campo visivo più ampio possibile. Tra l'altro, da questo video potrete ascoltare anche l'audio e farvi un'idea. Non è così male, però non è a livello di quello della GoPro.
Ecco, come avete visto, questo era il crash in cui ho rotto il vetro. Non è colpa, secondo me, del vetro della cam, ma colpa del mount, perché davanti non aveva praticamente sporgenze in grado di proteggerla, a sufficienza. Arriverei quindi a pormi la domanda fatidica: può sostituire la Session 5? Secondo me sì, ne ha tutte le potenzialità, magari con aggiornamenti futuri, per esempio con l'introduzione del colore flat, con la correzione di quel bug che non permette la regolazione automatica dell'ISO. Per il resto la qualità dell'audio è accettabile quando lo si va a utilizzare sul drone, come avete sentito. Secondo me non è a livello di quello della GoPro, però secondo me è totalmente accettabile. La qualità del video invece è ottima, non avrei nulla da dire sulla qualità del video. Anche il campo visivo, finalmente un action cam che riesce a valorizzare il freestyle, perché il freestyle ha bisogno di un campo visivo ampio. E quindi, tirando le somme, direi che per 120-130 euro che costa, potrebbe essere una buona alternativa ad una Session 5 che a quel prezzo magari la trovate, però la trovate ovviamente usata ed è sempre un punto interrogativo, non avete garanzia, non avete nulla. In più qui con 130 euro vi danno anche la custodia, tutti gli accessori, avete la possibilità di utilizzare il back per caricarla quando la utilizzate per esempio su un Cinewhoop, avete i filtri ND, quindi io un'idea me la sono fatta, spero di avervi aiutato nel farvela anche voi. E ancora una volta per questa recensione è tutto. Se siete interessati all'acquisto, io vi lascio il link in descrizione, avrò una piccola commissione se acquisterete con il mio link senza nessun costo aggiuntivo per voi. Da Stonobby avete anche il 5% di sconto con il codice che vi lascio in basso. Quindi non mi rimane che salutarvi, alla prossima.